Anche per noi, come per tutti gli aquilani, è importante riaprire una sede prestigiosa nel cuore del centro storico. Parola di Tito Boeri, il presidente nazionale dell'INPS, che ha cominciato la sua giornata aquilana partecipando come ospite d'onore alla cerimonia di avvio dei lavori di ristrutturazione della storica sede della direzione regionale INPS, su Corso Federico II, distrutta dal sisma del 2009. Ha dovuto operare un ruolo molto importante durante anche tutta la fase immediatamente successiva al terremoto, ma il fatto di adesso tornare in questa sede, che diventerà la nostra sede, unifichiamo la sede provinciale e quella regionale, di essere qui presenti vicino all'INAIL, spero anche vicini all'ufficio del lavoro, vuol dire molto, insomma, credo, perché noi non possiamo fare a meno dell'Aquila, di stare nel centro dell'Aquila, e penso che l'Aquila abbia anche bisogno di una nostra presenza in centro, quindi per noi è un motivo di grande soddisfazione il fatto che ripartano i lavori e nel giro di 16 mesi noi saremo presenti per dare servizio come sempre ai cittadini dell'Aquila. Il palazzo, pregiato esempio dell'architettura del ventennio, questo prevede l'appalto affidato alle imprese molisane Indaco e Califel, dovrà essere restaurato e riqualificato in 16 mesi con un intervento dal costo di 5,1 milioni di euro. Si vede che è una città che avrà un futuro, si vede dei cantieri che ci sono, poi aggiunto Boeri guardandosi intorno. Questo fa ben sperare anche per l'arrivo di persone da fuori, anche di nuovi pensionati.